C'è anche l'Olio Po, inteso come comprensorio su spinta del GAL Olio Po nel Giro d'Italia che si sta correndo in questi giorni per lo stivale, un modo per valorizzare il brand in tutte le tappe della Corsa Rosa. Il GAL Olio Po ha infatti pensato di inserire il proprio brand, Olio Po appunto, sulle maglie del Team Fly che partecipa al Giro d'Italia e-bike, una sorta di mini giro promozionale in cui però si corre sugli stessi percorsi della grande Corsa Rosa. Nella tappa di martedì, da Sabbio Chiesa al Monte Bondone, hanno preso parte all'evento come testimonial l'imprenditore dell'Olio Po Zalindo Madesani e l'atleta paralimpico Andrea De Vicenzi. Tutte le tappe del Giro d'Italia c'era presente questa squadra con il brand dell'Olio Po. Mentre noi andavamo, io dall'ammiraglia mandavamo fuori dei volantini che erano su un QR code che portano ai siti del territorio. E poi dopo anche nell'hospitality abbiamo inserito dentro questa cosa qua di questi volantini. Ma l'immagine più forte sarà tutto il giro sul web, perché abbiamo fatto dei filmati che poi gireranno per sempre e ci saranno tutte queste maglie con il brand dell'Olio Po. Come giro i bike è parallelo al Giro d'Italia, dove non fanno tutta la tappa dei professionisti, fanno un pezzo per promuovere appunto la sostenibilità anche di queste bici. Perciò ho fatto tutta la tappa da Levico Terme fino a Monte Mondone, 48 km, 1800 metri di dislivello. La tappa più difficile di tutto il giro e-bike di quest'anno. Sono 21 tappe dove questi team percorrono appunto queste tappe in parte del Giro d'Italia. L'ultimo pezzo è sempre 20-30 km, è sempre del Giro d'Italia ufficiale, perciò si taglia l'arrivo proprio del giro. Ieri tutto il Monte Bondone l'abbiamo fatto con il tifo, come si vede in televisione.